Salve a tutti, sono Mario Continuo e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo del Codex Gigas, la famosa Bibbia del Diavolo, grazie all'intervento della ricercatrice Antonia De Palma. Prima però vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Salve a tutti, sono Antonia De Palma ed oggi vi parlerò di un libro, un tomo molto speciale, un tomo di epoca medievale suggestivo sia per le caratteristiche che lo connotano, sia per i misteri che lo avvolgono. Misteri ancora oggi inspiegabili. Stiamo parlando del Codex Gigas, ribattezzato Bibbia del Diavolo. Scopriamo insieme perché. Durante il periodo buio, connotato dalle invasioni barbariche che rendevano drammatiche le condizioni di vita dei sudditi dell'Impero Romano di Occidente, si andarono a costituire nuove istituzioni religiose ed ecclesiastiche. Queste posero le basi alla nascita delle nuove civiltà. Nato in Egitto durante il III secolo, il monachesimo si diffuse rapidamente in Europa occidentale anche grazie all'arrivo dei monaci dall'Irlanda e dall'Africa, territori allora soggettati al dominio di Bisanzio. Proprio su un antico tempio dedicato al culto di Apollo, nel 529 d.C., il monaco dell'ordine di Santa Scolastica e natio di Norcia, Benedetto, fonderà il primo cenobio e si rivelerà il capostipite dell'ordine monacale al quale diede il suo nome e per il quale prescrisse la sua sancta regula, ora et labora. Ora et labora è l'espressione verbale che riassume i momenti che scandivano le ore del giorno e della notte, durante le quali si alternavano i momenti di lavoro a quelli designati per la preghiera. Tra le mura del cenobio il lavoro intellettuale affiancava quello manuale, ne è testimonianza proprio l'inestimabile patrimonio culturale pervenuto sino ai giorni nostri, che attesta proprio il certosino lavoro che svolgevano i monaci amanuensi all'interno dello scriptorium, luogo adibito alla produzione e diffusione dei più antichi saperi. Prezioso fu il lavoro dei Servus Amanu fino al 1455, anno della pubblicazione della Bibbia di Gutenberg, coincidente con la nascita della stampa. All'interno delle stanze capitolari adibite alla copiatura e alla realizzazione degli antichi manoscritti, i ruoli dei monaci erano ben definiti. Vi sono copisti, calligrafi, preparatori dell'inchiostro ferrogallico, rubricatori, correttori, miniatori e rilegatori. Questi consolidavano le loro abilità, cooperando durante le ore di luce naturale, che secondo le antiche credenze favoriva una miglior conservazione della pergamena a scapito della luce invece artificiale che poteva considerarsi dannosa. Fu proprio durante i secoli del basso medioevo che in un monastero benedettino in Repubblica Ceca verrà redatto il libro che negli anni a seguire sarà ribattezzato Bibbia del Diavolo. Stiamo parlando del Codex Gigas, il più grande manoscritto medievale la cui realizzazione si colloca tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. La data di completamento dell'opera sarà proprio riportata nell'antico tomo, con la dicitura Annus Domini 1229, anno del Signore 1229. Il libro fu presente in diversi cenobi benedettini, tra i quali anche quello dell'ordine cistercense, e fu spostato in un'area geografica più o meno vasta, sino a diventare un pezzo pregiato della collezione privata dell'imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo II d'Asburgo, dove fu custodito sino a quando, al termine della Guerra dei Trent'anni, non fu requisito dall'esercito svedese ed entrò a far parte della Biblioteca Reale di Svezia. Attualmente l'opera è conservata nella Biblioteca Nazionale di Stoccolma. Il Codex Gigas è chiamato così a causa delle sue dimensioni straordinarie: 92 cm di lunghezza per 50 cm di larghezza e 22 cm di spessore. Il suo peso sarebbe di circa 74,8 kg, motivato dalla copertina realizzata in legno, rivestita in pelle e anche dalla sua composizione di 320 pagine, 8 delle quali sarebbero state sottratte per ragioni ancora oggi oscure. L'opera è annoverata tra i più grandi capolavori di tutti i tempi ed è definita l'ottava meraviglia del mondo proprio grazie alle pregiate miniature,
di insolita grandezza e anche per la balorditiva uniformità calligrafica che farebbe pensare che l'intera opera sia frutto di un solo pennino, di un solo, diciamo, monaco amanuense. Suggestiva è pagina 577, dove nella parte anteriore del foglio, più precisamente sul foglio 290 recto, compare un'inquietante iconografia del diavolo che per i membri superiori dell'ordine benedettino fu motivo di scandalo. La sua raffigurazione vede un'interpretazione della bestia metà uomo e metà animale molto simile a quella della divinità greca Pan, che ha un aspetto satirico ed è provvisto di corna, artigli, barba caprina e sguardo inquietante. Tra le celle dei confratelli, al di fuori delle mura del cenobio, per lunghissimo tempo si sostenne che il monaco amanuense, redattore del Codex, avesse venduto la propria anima al demonio in cambio dell'ardua impresa di completamento. Di completamento. Durante il periodo medievale, la Bibbia del Diavolo venne anche considerata causa delle sciagure che colpivano i monasteri che custodivano il libro. Infatti, secondo molti, ci sarebbero stati crimini macabri e morti apparentemente accidentali. Quelle che possiamo ora udire sembrano avere tratti analoghi con quanto raccontato nel Faust di Goethe e nel romanzo medievalista di Umberto Eco, Il nome della rosa. Secondo alcune testimonianze, non molto remote, quindi risalenti per lo più alla fine del 1800, la cosiddetta Bibbia del Diavolo è stata causa di un noto evento apparentemente inspiegabile che ha coinvolto direttamente il custode della biblioteca di Stoccolma. Siamo nel 1858 in questo caso, quando questo bibliotecario si addormentò durante la lettura del Codex. Egli dichiarò al suo risveglio di essere stato testimone di attività paranormali che si sarebbero concretizzate nello spostamento di libri, nella caduta di scaffali, nei rintocchi di un antico orologio ormai fuori funzione da molto tempo. Insomma, l'uomo di lì a poco sarebbe stato chiuso, internato in un ospedale psichiatrico, in quanto si ritenne che a causa di questi eventi avesse perso la sanità mentale. Fatti con dinamiche analoghe hanno anche riguardato altre persone, e in particolar modo il drammaturgo Strindberg, che nel primo decennio del Novecento si recò nella biblioteca, accompagnato da suoi amici per la lettura, del libro, proibito. Secondo la testimonianza oculare dei presenti, anche qui, si sarebbero verificati degli eventi, inspiegabili e quindi, da loro definiti paranormali in quanto, privi di una spiegazione razionale. Che sia suggestione o verità, non lo possiamo sapere. Tuttavia, alla luce di questi episodi che non hanno ancora avuto un riscontro empirico e che sono ancora oggi avvolti nel mistero, resta una sola verità oggettiva. Suggestiva alla vista è l'opera, che è considerata uno dei maggiori capolavori letterari di tutti i tempi e un manuale che può considerarsi il Santo Graal dei saperi. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.